Domenica 10 andate a Tocco, dette le chiazzette famose che portano la strada nella scala. Dopo la prima curva, c'è la fortezza, chiamata così, e a fianco alla fortezza c'era un'abitazione. Un'abitazione grande, che adesso non si vede nemmeno il balcone, perché è tutto crollato. E lì ci abitavo, quando ero piccolino, ci abitavo io, e c'erano i mezzi che costruivano le barche. Sopra io stavo con mio nonno, era una casa che aveva 6 stanze, e di sotto c'era un grosso, chiamiamolo garage oggi, dove costruivano le barche. Le barche poi, quando erano pronte, venivano portate attraverso le chiazzette a Santa Maria la Scala, oppure venivano portate salendo ad Acireale, dove ci stava poi un mezzo, un camion, qualche cosa del genere, e venivano portate altrove, magari ad Acitrezza, non so, a Riposto. E i miei zii erano due costruttori di barche, Master d'Ascia, si conoscevano con il signore, quello di Acitrezza, Rodolico, con il signor Rodolico, erano amici, si conoscevano, e purtroppo sono venuto a mancare. L'ultimo mio zio Giuseppe, indaricato Giuseppe, è venuto a mancare circa 5 mesi fa. Un'altra cosa, dove c'è stato l'altarino della Madonna delle Grazie? Cioè praticamente appena tu c'è lo scorrimento veloce che scende subito per andare alle chiazzette, ci sta un altarino sulla destra, Santa Maria delle Grazie. Un pochettino 5 metri più giù, 5 metri, sulla sinistra ci sono dei due cancelli. In questi cancelli c'è una striscia di terreno adibita alla fabbrica delle corde. C'era la fabbrica delle corde, dove mio padre era costruttore delle corde, e che mio padre aveva una piccola fabbrica artigianale dove lavoravano circa 5-10 persone. Questo è finito quando poi è nato la roba sintetica, in aria un'altra cosa.